Voi, miei cari figliuoli, nei sacri cuori di Gesù e di Maria e nel cuore castissimo di San Giuseppe. Ben ritrovati alla nostra rubrica Santi e Caffè. Ci godiamo questo caffè. Siccome per me non è il primo, adesso questo è d'orzo, non posso prendere il caffè normale per il mio stomaco. Eccolo qui, buon caffè a tutti. Allora, abbiamo tante cose da dire oggi, quindi spero di non dimenticare nulla perché ho molte cose da dire stamattina nella rubrica Santi e Caffè. Oggi è venerdì 4 giugno, il primo venerdì di mese anzitutto, quindi la devozione dei primi 9 venerdì di mese, soprattutto in questo mese di giugno dedicato proprio al Sacro Cuore di Gesù. Ieri abbiamo celebrato la festa, la solennità del Corpus Domini, è andato molto bene. Un'omelia chilometrica, a dire il vero, però spero che serva a edificare i fedeli. I numeri ci premiano ancora una volta, ringraziamo il Signore. Prevedo un paio di cali a causa del fatto che il lockdown finalmente non è più così rigoroso, quindi la gente esce, poi mi dicono, padre, molti mi dicono, poi lo recuperi dopo. In effetti è vero, nelle dirette potrà esserci un calo che però viene recuperato poi in altri orari della giornata. E quindi ieri abbiamo celebrato questa bellissima festa, una celebrazione intensa, abbiamo fatto la processione eucaristica con lancio dei fiori, un momento meraviglioso, splendido. Ringrazio tutti voi che avete preso parte da casa alla celebrazione eucaristica e poi all'adorazione, alla processione stessa. Archiviato adesso la festa della Santissima Eucaristia, ci prepariamo a partire da oggi, che è il primo venerdì di mese, ci prepariamo alla solennità prossima, quella di venerdì l'altro, 11, venerdì l'altro, venerdì 11 giugno, è la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Ecco, parleremo del Sacro Cuore di Gesù. Ma intanto questa sera, ecco, ve lo dico subito, questa sera alle 21:15 c'è un appendice, diciamo così, nel senso che vi avevo promesso che avrei affrontato una riflessione teologica e spirituale su quello che probabilmente è l'inno più bello, è l'inno eucaristico più bello, e cioè adoro te, devote. L'inno prende le parole, prende il nome dalle prime parole. Appunto, ed è un inno molto bello attribuito a San Tommaso d'Aquino. C'è già il post su Radio Domina, quindi condividete, 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 iscrivetevi al canale YouTube, fatelo fare anche alle persone anziane che ci seguono e non sanno adoperare magari con una certa dimestichezza i social. Aiutateli a iscriversi e a seguire con attenzione poi la notifica che generalmente dovrebbe arrivare. Il titolo quindi della catechesi di stasera alle 21:15, in questo primo venerdì di mese nel quale ci concentriamo sul Sacro Cuore di Gesù, il titolo della catechesi è Lo splendido inno eucaristico Adoro te devote, commento di Don Minutella, commento teologico e spirituale. Vi aspetto quindi questa sera alle iscrivetevi al canale YouTube e non perdete questo appuntamento. Come dicevo, siamo nel fine settimana, le zone sono bianche, anche se non potrete seguirlo in diretta. Ecco, dicevo, è cascata un attimo la linea. Dicevo, anche se non potete seguirlo in diretta, però poi dopo potete recuperarlo. Naturalmente la diretta è sul canale YouTube di Radio Domina, quindi questa sera il bellissimo inno Adoro te devote di San Tommaso d'Aquino. E ancora volevo ringraziare coloro che ancora si ricordano di noi. Anzitutto vorrei ringraziare Pasqua, che bel nome che porta, Pasqua Schittone, che da Filadelfia, niente meno, quindi dagli Stati Uniti d'America, ha inviato una donazione per Piccola Nazareth. Grazie di questa offerta così generosa che Pasqua Schittone ci ha mandato. E poi grazie anche a Nicola D'Ambrosio dalla provincia di Taranto, a Vito Ciaccio da Sciacca che mi ha inviato un libro, una lettera, e Nicolo Demetrio, anche lui da Reggio Calabria, mi ha inviato altra roba. Grazie a questi nostri amici che si sono interessati e si sono ricordati di noi. Bene, allora adesso dopo aver detto questo, quindi Sacro Cuore di Gesù, primo venerdì di mese, stasera la catechesi sull'inno Adoro te devote, ci prepariamo alla solennità adesso da oggi di venerdì prossimo
Di venerdì prossimo la solennità del Sacro Cuore di Gesù. Oggi è la festa liturgica di San Francesco Caracciolo, un santo abruzzese che però è stato adottato dai napoletani. E però adesso devo parlarvi di una situazione che si sta svolgendo nella Chiesa. Anzitutto voglio rinviarvi a un bellissimo articolo fatto da Andrea Cionci. Vediamo se lo trovo, eccolo qui, sul suo blog libero quotidiano.it, dal titolo Maria che scioglie i nodi, l'immagine cara a Francesco e i risvolti esoterico-massonici. Cioè, in una parola, Cionci si rivela ancora una volta, diciamo, sorprendente, perché lui, fa un articolo nel quale in qualche modo mette in guardia tutti noi dalla devozione di Maria che scioglie i nodi, perché vi ravvisa effettivamente degli elementi esoterico-massonici. Noi questo post, questo testo, questo articolo lo leggeremo la settimana prossima, e però lui, vorrei subito dire quello, Cionci sottolinea che Bergoglio è devoto di questa immagine e lui, Cionci, ha cercato di capire perché, ha scoperto che l'origine dell'immagine è da attribuire al canonico tedesco, siamo nel Settecento, Hieronymus Ambrosius Langenmantel, che commissiona al pittore Schmittern un dipinto come ex voto per ricordare una grazia ricevuta da un suo nonno, il nobile Wolfgang, che aveva dei seri problemi coniugali con la moglie Sophie. Questa, per ricordare tutti i litigi avuti col marito, aveva riempito di nodi il nastro nuziale con cui all'epoca si sposavano i tedeschi. Un nodo stretto con il nastro simboleggiava infatti il vincolo matrimoniale. Wolfgang Langenmantel, alle soglie della separazione, portò il nastro annodato da un gesuita, padre Jacob Rehm, il quale lo offrì a Maria. La Vergine per miracolo sciolse tutti i nodi del nastro e riportò la pace e l'amore fra marito e moglie. Questa è la storia, appunto, del quadro. Però, dice giustamente Cionci, non si possono sottacere alcuni simboli dell'universo alchemico esoterico. Un nastro o un cordone pieno di nodi che caratterizza il quadro è infatti un simbolo massonico e non di secondaria importanza, ma di primaria importanza. Ecco perché Bergoglio mostra di essere devoto a questa immagine, perché i nodi, un cordone pieno di nodi, è uno dei simboli più importanti della massoneria. Già nelle società muratorie medievali era così, pensate un po', veramente è sorprendente, Cionci. Inoltre, i nodi del nastro del tipo Savoia simboleggiano i nodi d'amore che uniscono i fratelli, riunendoli in una sola famiglia su tutta la terra. Quindi la fratellanza universale, la Fratelli Tutti, l'enciclica, l'ultima enciclica di Bergoglio, esprimono, come vedete, questo, diciamo, universo simbolico, massonico, esoterico di cui è piena quell'immagine. Io devo dirvi, se volete che ve la dica tutta, una sola volta ho fatto quella novena lì e sono stato malissimo, ma proprio fisicamente male, non l'ho più ripetuta quella novena lì. Non l'ho mai raccomandata. Adesso, a prova di quello, vi dico, i miei figli spirituali, le tantissime mie figlie spirituali sparse per l'Italia, sanno che io raccomando tutte le possibili devozioni, ma di fronte a questa sono sempre molto rimasto abbastanza, diciamo, non so come dire, indifferente. L'ho fatta una sola volta, ripeto, e sono stato molto male. In una sola parola vorrei proprio raccomandarvi, per l'affetto che Bergoglio porta a questa immagine, di stare in guardia, perché ci sono simboli, con ogni evidenza, massonici. È più vero che di simboli massonici, dice Cionci con molta onestà, mutati dal cristianesimo, ve ne sono tanti. Ma la cosa più sorprendente, dice ancora lui, alla fine lo stiamo commentando l'articolo, ma adesso vi dico qual è però il titolo decisivo della rubrica di stamane, alla fine viene a scoprire il Cionci. Lui è un giornalista, quindi il suo lavoro è anche quello di ricercatore e così via, che il committente del quadro, Hieronymus Langenmantel, cioè colui che ha fatto realizzare il quadro, udite udite, apparteneva alla Fruchtbringenden,
Gesellschaft, la società dei carpofori, che aveva uno scopo educativo, l'uso impeccabile del tedesco. Gli storici della massoneria, Keller e Fostig, sostengono che questa accademia ha determinato le linee di influenza sulla massoneria, che nasce di lì a poco nel 1717. Quindi la Fruchtbriegende Gesellschaft era qualcos'altro che una semplice società linguistica, lui cita l'enciclopedia massonica Cionci, piuttosto era un'associazione che perseguiva determinati interessi religiosi, soprattutto la penetrazione della Germania con la tolleranza, la pace e l'educazione della gioventù adulta. Quindi Langenmantel è un precursore della massoneria, questo committente del quadro della di Maria che scioglie i nodi, e si va ancora a scoprire sempre di più, straordinario, bravo, bravo Cionci, che il sacerdote che ha avviato la diffusione, il gesuita che ha avviato la diffusione della devozione di Maria che scioglie i nodi, era il gesuita Athanasius Kircher. Era un alchimista, ecco, era un alchimista. Quindi io, alla luce di questi dettagli che Cionci sviluppa, vi invito a leggere il suo testo. Lui ravvisa anche, individua i nodi dei 9 giorni, diciamo, esiste un rito dei 9 nodi. Allora, esiste un rito dei 9 nodi nel contesto della cultura alchemico esoterica, che parla appunto di un rito dei 9 nodi che in maniera impressionante, bravo Cionci, Cionci fa quello che dovremmo far noi preti, davvero, però è un giornalista veramente, perché è inconfutabile quello che scrive, dà dettagli storici, non è che si inventa nulla, ricorda la novena della Madonna che scioglie i nodi, cioè il rito dei 9 nodi che appartiene a questa cultura magica, esoterica, alchemica, ricorda i 9 giorni della novena della Madonna che scioglie i nodi. Guardate che cosa dice il rituale magico che Cionci va a rinvenire il rito dei 9 nodi. Con il primo nodo l'incantesimo comincerà, con il secondo nodo l'incantesimo si avvererà, col terzo nodo così sarà, col quarto nodo il potere si svelerà, con il quinto nodo l'incantesimo vivrà. Con il sesto nodo l'incantesimo si fisserà, con il settimo nodo il cambiamento avverrà, con l'ottavo nodo il destino agirà, con il nono nodo quel che fatto sarà. Quindi, come vedete, è un impianto massonico, esoterico, di alchimia vera e propria che viene battezzato, diciamo così, in termini cristiani. Ecco perché io mi sono sempre chiesto, ma come mai Bergoglio, che della Madonna dice le cose più disparate, poi ha mostrato solo agli inizi però che aveva questa devozione a Maria che scioglie i nodi. Vai a scoprire incredibilmente, complimenti a Cionci, che è un'immagine ed è una pratica che è chiaramente legata alla tradizione alchemico-esoterica del committente e del sacerdote gesuita che l'ha accompagnato. È quindi un'antinovena alla fine. E quindi io vi invito a stare molto attenti a questa immagine. Dunque, molto attenti a questa immagine. Cionci giustamente dice che non dobbiamo stupirci, e sono perfettamente d'accordo. A questo punto mi concentro su quello ormai, perché vedo che sono le 9:20, quindi non ho il tempo di trattare tutte le altre cose che avrei volute. Me le riservo per la settimana prossima, quindi finisco di trattare. E quindi il titolo della rubrica di stamane è proprio l'antinovena di Bergoglio. Questo è il titolo della rubrica di stamane. Maria che scioglie i nodi, l'antinovena di Bergoglio. Allora, stavo dicendo che non ci si deve stupire del fatto che alcuni simboli massonici si tenti di farli entrare di diritto con Bergoglio nella diciamo prassi liturgica della Chiesa. Cioè si cerca di creare una corrispondenza tra elemento iconografico liturgico, come scrive Cionci, e il mondo magico esoterico massonico. Quindi si cerca di fare appunto questo, di fare la pandà, e dice Cionci, l'esempio più significativo, più emblematico, è la seconda preghiera eucaristica del Messale,
Il testo è cambiato da santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito con santifica questi doni con la rugiada del tuo spirito. A parte il fatto che effusione è un'azione che vede protagonista lo Spirito Santo in prima persona e non è un suo prodotto come la rugiada, che quindi è un oggetto diverso dallo Spirito Santo, quest'ultima è stata inserita in riferimento al fatto, si direbbe, che nel terzo secolo i primi cristiani con la metafora della rugiada prefiguravano lo Spirito Santo, che sarebbe stato codificato poco più tardi nel IV secolo. Come vedete, si cerca, lo dico in modo un po' più, diciamo, semplice io a tutti voi, praticamente si cerca di far filtrare dove è possibile. Sono veramente degli incredibili questi massoni, cercano di far filtrare, studiano dove infilare senza che la gente se ne accorga gli elementi massonici per trasformare l'identità cristiana in una, diciamo, identità massonica, finché la gente non se ne accorga. I modernisti in questo, poveri disgraziati, gli stanno dando la giusta mano d'aiuto. Praticamente, laddove Bergoglio con i suoi verifica che ci possono essere piste, chiamiamole così, di percorrenza liturgica, devozionale, pastorale, vi si gettano dentro per introdurre gli elementi massonico, esoterico, magico, alchemici. Va bene, allora, dice giustamente Cionci, hanno individuato la possibilità di introdurre la rugiada al posto dello Spirito Santo, col pretesto, ed è vero, che nel terzo secolo, prima della dichiarazione ufficiale che lo Spirito Santo è persona divina, veniva usata la metafora della rugiada. Ma vai a scoprire che però la rugiada, per una strana coincidenza, è anch'esso, come i nove nodi, un elemento esoterico massonico, peraltro importantissimo. Importantissimi sono i nodi, sono il cordone con i nove nodi che indica la fratellanza universale ed è una pratica misterica introduttiva alla fratellanza universale. Pensate un po' che cosa ci tocca dover vedere, ma ancora più importante è la categoria, il simbolo della rugiada presso i massoni, un elemento esoterico importantissimo, tanto che negli anni 70 l'ultimo alchimista francese Armand Barbeau, nelle notti di primavera, pensate un po', raccoglieva la rugiada con lenzuoli per farne vari intrugli, perché bisogna sapere che la massoneria ai livelli più alti ha veri e propri, ha propri agganci con l'occulto, diciamo, il mondo satanico, non c'è che dire. A tutto questo, dice ancora Cionci, aggiungiamo le 67 lettere di apprezzamento ricevute da Francesco da logge massoniche di tutto il mondo. La lettera ai cari fratelli massoni pubblicata dal cardinal Ravasi e i continui appelli, sul Sole 24 Ore, i continui appelli di Francesco o di Bergoglio alla fratellanza universale. Mi sembra un documento molto ben fatto questo di Cionci, che dimostra quello che stiamo sottolineando, cioè siamo in presenza in questi 8 anni di un tentativo ormai non del tutto celato di trasformare dove è possibile, perché in alcuni ambiti non è possibile, ma dove si trovano delle piste di percorrenza, si introducono al posto degli elementi prettamente cristiani, elementi esoterici, elementi magici, elementi demoniaci. E quindi attenzione a questa pratica, a questa novena di Maria che scioglie i nodi. Io l'ho fatta una sola volta e mi sono trovato male. Se avete a casa un'immagine, io, Cionci fa il giornalista, io faccio il pastore, sono sacerdote in cura d'anime. Vi dico, togliete via quella immagine perché è commissionata da un massone ante litteram con l'amico sacerdote gesuita che era un alchimista. Ci sono i nove nodi che rappresentano un simbolo chiaramente massonico della fratellanza universale, e così come hanno inserito il tema della rugiada nella Santa Messa. Vi ricordo, cari figlioli, che oggi è venerdì e dunque. Oggi è venerdì e dunque è giorno di astinenza, tra l'altro primo venerdì di mese. Abbiate a cuore questa pratica. Sempre a me colpisce quando la Madonna dice a Bruno Cornacchiola: i primi 9 venerdì di mese che tua moglie ti ha fatto fare ti hanno salvato. Quindi coraggio, preghiamo molto i primi 9 venerdì di mese. E vi ricordo che oggi è venerdì, quindi Via Crucis personale, il primo esercizio della Via Crucis per meditare sulla passione di Gesù e poi anche
e poi anche l'astinenza dalle carni a tavola. Mi raccomando, non mettere roba anche derivata dalla carne. Ecco, qualcuno chiede se devono buttare l'immagine. Più che buttarla, piegatela, mettetela in un cassetto, tanto l'immagine in quanto tale è innocua, è la pratica alla quale loro hanno invitato che è più diciamo perniciosa. Quindi l'immagine non buttatela necessariamente, conservatela da qualche parte, mettetela così come ho fatto io, la piegate, la posate dentro qualche libro e buonanotte ai suonatori. Ma non fate la pratica perché appunto ha forti attinenze esoteriche. E volevo dirvi anche quindi che questa questione anche del Summorum Pontificum era anche questo di cui volevo parlarvi, ve ne parlerò la settimana prossima. C'è in questo momento una situazione di grande paura, di grande preoccupazione dentro il mondo tradizionalista, di grande confusione, perché per esempio se la Mendola dice che Benedetto XVI e Giovanni Paolo II sono massoni, allora sono scomunicati, perciò i loro atti sono invalidi. Allora Viganò cos'è? Sacerdote, vescovo? È un semplice laico, perché lui è stato ordinato sacerdote da un papa massone e consacrato vescovo da un papa massone. Allora non è né sacerdote e neanche vescovo. Quindi le cose non quadrano. Ma il problema vero che adesso si sta presentando è, come scrive oggi sul suo blog Marco Tosatti, il problema del Summorum Pontificum. E ben gli sta, scusate, però io ve lo devo dire, ben gli sta al mondo tradizionalista. Hanno disprezzato e sotterrato vivo Benedetto XVI, che aveva ripristinato la messa Vetus Ordo, che permette a certe realtà di starsene finora tranquille. Penso al seminario di Gricigliano, questi del Cristo Sommo, Istituto Cristo Sommo Sacerdote. Penso all'istituto di San, dunque quell'altro, come si chiama adesso, mi sfugge, San Pietro, la fraternità di San Pietro. Ci sono tante altre piccole o medie realtà sacerdotali o seminari che in forza del Summorum Pontificum di Benedetto XVI fin qui hanno potuto educare i seminaristi senza problemi alla celebrazione del Vetus Ordo. Ma se Bergoglio, come sembra, forse che siano rumors, però vedremo. Qualcuno dice sono rumors, io credo che invece qualcosa di vero ci sia. Ma se veramente Bergoglio deciderà di restringere il Summorum Pontifico, se non addirittura di diciamo annullarlo con un nuovo atto pseudo pontificio, queste realtà saranno in piena crisi. Ne parleremo la settimana prossima. In piena crisi perché? Perché non potranno più, se non per una dispensa speciale del Papa, celebrare come stanno facendo la messa Vetus Ordo. Ben gli sta. È da 4 anni che io dico: alleiamoci, stiamo insieme con Papa Benedetto prima che sia troppo tardi. Mi hanno trattato come un mostro, io sono un eretico. Bene, adesso come vedete, la scelta di non schierarsi con Benedetto XVI, lasciandolo morire sepolto vivo, adesso purtroppo li porta a doversi trovare alle strette, perché queste realtà che vi ho dette, ma ve ne potrei citare tante altre, sono in profonda difficoltà adesso. In profonda difficoltà perché? In profonda difficoltà perché? Sono in profonda difficoltà perché loro non potranno più avere la libertà di celebrare la divina Eucaristia secondo il motu proprio Summorum Pontificum. Quindi mi raccomando, cari figlioli, di non, come dire, innanzitutto di non, non so come dire, di non preoccuparvi, diciamo così, per quel che ci riguarda, se Bergoglio dovesse, perché per noi non è il Papa, ma io credo che invece debbano essere molto preoccupati a questo punto figure come il Cardinal Burke e Monsignor Gilles Vach, per fare solo due nomi, che non hanno voluto ascoltarmi quando ho gridato: uniamoci
Uniamoci, stiamo con Papa Benedetto, ora dobbiamo combattere perché dopo sarà troppo tardi. Non mi hanno voluto ascoltare, mi hanno trattato come un mezzo matto. Burke addirittura mi aveva chiesto di andarmi a inginocchiare ai piedi di Papa Francesco, cosa che ovviamente meglio la morte, ma mai una cosa simile. Ed ecco che adesso si trovano in enorme difficoltà. Se sono rumors, io non lo so, però può darsi che questo accadrà e allora vedremo come finirà. Bene, miei cari, allora oggi è il primo venerdì di mese, nel mese del Sacro Cuore di Gesù. Tenete a cuore l'immagine bellissima del Sacro Cuore di Gesù. Guardate, è che io non posso mostrarvelo perché faccio la dieta con lo smartphone oggi, ma nel mio cellulare, nel mio smartphone, io ho messo come immagine di copertina il Sacro Cuore di Gesù. E proprio vorrei farvela vedere questa immagine. Abbiatela molto a cuore, abbiatela molto a cuore, tenetela in un posto privilegiato di casa. Mia mamma lo tiene, l'ha sempre tenuto. L'ha sempre tenuto in cucina e così mentre noi mangiavamo i quattro figli maschi abbiamo sempre avuto questa immagine davanti del Sacro Cuore di Gesù. Ecco, è proprio l'immagine più classica che si ha. Eccola qui, guardate che meraviglia. Ecco, guardate quanto amore ispira, quanta tenerezza, ma anche quanta solennità, quanto invito alla preghiera. Tenete questa sacra immagine in casa, recuperatevela anche su internet o nei negozi di articoli religiosi sacri. Guardate che meraviglia. C'è questa, ma c'è anche quest'altra qui, che è anch'essa molto famosa. Eccola, questa è l'altra famosa immagine del Sacro Cuore di Gesù, il mese a lui dedicato. E questa sera alle 21:15 vi aspetto per la diretta con l'inno Adoro te devote, faremo un commento teologico e spirituale a questo inno, verosimilmente attribuito a San Tommaso d'Aquino, in occasione proprio della festa del Corpus Domini. Ecco. Bene, adesso c'è spazio per un paio di telefonate. Il numero telefonico lo trovate in sovraimpressione, ma c'è già la prima telefonata. Pronto? Alessandro, buongiorno, sono Roberto da Roma. Ecco Roberto, sia Siamo lodato dato Gesù Gesù Cristo, Cristo. sempre. Avanti con Maria. Alessandro, è una cosa particolare perché gliela devo raccontare, ma allucinante. Quando ho detto Maria che sciogli i nodi, io mi sono consacrata alla Madonna stasera, no? Come Sì, schiavo di Maria. sì. Mi sono agganciato bracciate sulla coperta, stavo riparando il letto e mi si è rotto. Ah, ecco. Attenzione. Io faccio questa novena da anni perché andavo alla Basilica di Sant'Anastasia a Palatino, dove Sì, c'era lì vicino. sì. E l'ho recitato da anni, però sempre da anni, ma non capivo mai, Signore mio, perché io sono tanto devoto alla Madonna, perché una cosa allucinante. Oggi mi è stata rivelata la verità e Sì. tra Sì. l'altro da quello che ora sta diffondendo la falsa chiesa, quello che all'epoca c'era, la penultima parte c'era scritto sciogli i nodi dell'azione del maligno, che è stata fatta fuori, non c'è più questa nella supplica a Maria che sciogli i nodi. Quindi questo è un'altra conferma di quello che già pensavo, cioè che la parola maligno doveva essere evidenziata, no? E deve sciogliere i nodi, sciogliere i Certo. nodi dell'azione del maligno, è Certo. sparita pure quella. Don Alessandro, Tanta dimmi. benedizione, caro figliolo, coraggio, Grazie, tanta benedizione, andiamo avanti con grazie, fiducia, caro Roberto. Ultimamente stanno chiamando, se avete notato, diversi da Roma. Mi sembra un bel segno, perché io penso che a Roma, quelli che verosimilmente quando 100 anni di salute morirà Benedetto XVI dovranno scegliere il grande prelato, siano pochi. In realtà adesso invece mi sto accorgendo che da Roma si fanno sentire, meno male. Vuol dire che non sono così pochi che bisognerà poi che loro stessi si mettano insieme per poi evidentemente più in là nel tempo eleggere il grande prelato. Rispondiamo alla prossima telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno, sia lodato Gesù Sempre Cristo. sia lodato. Sono Grazia da Taranto, don Chi Alessandro. sei? Grazia da Grazia, Taranto. Grazia da Taranto, eccoci, È dimmi la pure. seconda volta che chiamo. Sì, bene, Senta grazie. padre, io già ho comprato la statua della Madonna che scioglie i nodi tanti anni fa, Sì. però la guardavo e mi dava un senso. Io ottobre che ho fatto. L'ho tolto le corna di sotto, ho sistemato un po'. Poi adesso che ho sentito voi, l'ho presa e l'ho rotta.
Brava, Ed è venuto un tremolio che non eh. avete idea, don Alessandro. E ho buttato anche i libricini, tutto, ho buttato tutto Va adesso. bene, Vi grazie, va bene. Dio ti ringrazio, benedica. grazie Sentirete, di tutto. Dio ti benedica. Quanti vi state liberando da questa pratica? Sentirete, infischiandovene del fatto che ci dicono che siamo fanatici, quelle cose lì, se ne stiano, loro che stanno con Pachamama, no, noi siamo fanatici. Sentirete un senso di liberazione, va bene? Sentirete un senso di liberazione come l'ho sentita io. Una sola volta l'ho fatta e sono stato malissimo. Non ho mai avuto io la casa piena, e chi mi viene a sistemarmela lo sa, di immagini sacre. Non voglio assolutamente, non ho mai voluto questa immagine, evidentemente. E rispondiamo alla prossima telefonata. Pronto? Sia lodato Gesù Cristo, don Sempre sia Alessandro, lodato. sono Erika da Pavia. Erika, un momento solo, aspetta in linea, volevo mostrare a Sì, tutti sì. voi un dettaglio. Avevo pensato di non farlo, invece lo faccio perché ve ne rendiate conto. Questo è un dettaglio di Maria che scioglie i nodi. Questo è uno degli angeli, è proprio quello che dà la corda con i nodi alla presunta Madonna. Guardate le ali, sono a forma di corna. Notate bene le ali di questo angelo che di sublime ha niente, e le ali, no, se voi notate, le ali sono due corna, e non è un caso, perché quello che sta dando la corda è colui che, diciamo, sfida la Santa Vergine, come per dire: noi, massoni, riusciremo a vincerti. Quelle sono corna, non sono ali. Ecco, bene, dimmi pure, cara figliola Erika. Allora, circa un anno, mezzo fa, 2 anni fa, mi ricordo quando mi sono, diciamo, ritrovata nel suo gruppo, se possiamo dire così, nella vera chiesa, mi Sì, sono infatti non presa da un esiste un gran. gruppo, brava, hai fatto bene a precisare, hai fatto Sì, bene. nella vera chiesa. Mi perdoni, però io delle volte per l'emozione, Sei no? Essendo emozionata, straniera, sì, magari le parole non mi vengono subito. certamente. Allora, diciamo, per questa emozione io ho preso del grande entusiasmo, perché lei era al momento, eravate pochi, lei e Don Enrico, e mi sono messa pure io a cercare altri preti, perché come è possibile 2 preti? Allora mi ricordo che mi sono imbattuta, non lo so, casualmente, da un don, certo don Johemczyk, di origine polacca, che lui opera, non lo so ancora, nelle zone di Liguria, addirittura 4 parrocchie, un po', non so bene come funziona. E io, non lo so, ho preso, ho detto, mamma mia, polacco, adesso lì. Perché? Perché l'ho visto lui nella televisione polacca, in un programma di un certo professore, che appunto l'ho trovato su YouTube, questi video, che lui parlava male del Vaticano. Ma non ha mai pronunciato che Bergoglio non era papa, però parlava male, e dico, questo è un buon segno, visto che lui parla italiano, quindi opera qui, e mi sono presa coraggio di contattarlo, perché poi ho visto che lui faceva tutte le messe in vetus ordo, Sì. e ho detto, ma voglio capire questa cosa. Infatti io ho informato anche poi Rosanna, del piccola Nazareth, di questo tipo. Gli ho mandato alcuni video, alcune immagini, ovviamente traducendo io. E gli ho parlato telefonicamente, sono riuscita a avere un suo numero privato, guardi. E mi sono proprio, sono rimasta male, perché lui mi ha sgridato, perché io gli dicevo, guardi che c'è un don Certo, in certo. Sicilia, Chiaro, insomma, ha chiaro. raccontato tutto in Italia, e invece lui mi ha sgridato e mi fa, ma lei cosa vuole fare? Lei cosa vuole fare? Sì, Se sì. tutti facciamo così, poi dopo mi ci scomunicano anche me, e cosa faccio? Io ho detto, ma come fanno gli altri, quelli che ci sono? E adesso mi chiedo, lui come farà adesso? Perché era uno dei pochi che aveva, diciamo, questo forse permesso di Sì. fare il vetus ordo, Ah, ma beh. ovviamente
Ti rispondo per Ovviamente, telefono, conclusione. Erika, certo. Ok, va Dio ti bene. benedica con tutto il cuore, prega per me, ma non c'è dubbio che si troverà con le scarpe strette, perché Dio punisce e castiga adesso questi ignavi che non sono voluti venire fuori, che hanno saputo che da 4 anni io dico la verità e siccome hanno visto che sono stato scomunicato e ho perso tutto per avere le loro sicurezze, adesso Dio li va a stanare. Scusate se sono un po' forte, però dicono a Roma quando c'è vo, c'è vo. Adesso che loro hanno pensato che siccome Bergoglio non li toccava, vabbè, se non è il Papa. Come ha detto un aristocratico delle famiglie salottiere di Roma, sì, certo, può darsi che non sia il Papa, ma intanto ce lo teniamo e dopo se ne parla. E no, fanno i conti senza l'oste anch'essi. Adesso gli verranno le scarpe strette. Io non so come faranno, dovranno celebrare clandestinamente, ma realtà come il seminario di Crigigliano, che futuro avranno? Che futuro avranno queste realtà? Magari se hanno delle coperture, Bergoglio li copre. Magari se si prostreranno ai suoi piedi come Bergoglio vuole e diranno santità, ma noi siamo con voi, ma noi siamo con voi, allora li proteggerà. Ma a quel punto il prezzo da pagare sarà l'apostasia dichiarata, capite? Ecco, io penso che in questo senso. Il collegamento tra questa devozione esoterica di Bergoglio dovrebbe anche richiamare, anzi invito Cionci ad approfondire questo San Giuseppe dormiente, perché l'altra devozione che sembra amare Bergoglio è quella di un San Giuseppe che dorme. Ho la sensazione che anche lì, come in questa della Signora di Maria che scioglie i nodi, si possano trovare degli elementi massonico-esoterici. Non ho dubbi, Bergoglio è quello che ha murato vivo il miracolo eucaristico. Certo, non da solo, qualcuno mi ha detto, è chiaro, ma lui era il vescovo, poteva decidere cosa fare. È doloroso, è stato per me, lo dico agli amici di Argentina, di Buenos Aires, andare a Buenos Aires e vedere che il più importante e clamoroso miracolo eucaristico del mondo degli anni 90, dell'epoca moderna, sia stato ridotto in quello stato lì, una parrocchia anonima, bella ma anonima, vuota, senza fedeli, perché a Buenos Aires, se non la domenica, per il resto le chiese sono vacanti, dove invece c'è un pezzo di carne umana che i tre scienziati che l'hanno esaminata forse si sono convertiti, invece Bergoglio persevera come il faraone d'Egitto. Ecco, miei cari. Bene, allora giungiamo a conclusione di questa diretta. Stamattina ben accesa, mi dispiace per i tradizionalisti, io gli voglio bene. Guardate, vi dico sul serio e concludo così, che sia chiaro quello, io voglio bene al mondo tradizionalista, ma penso che abbiano più responsabilità di quanto non l'abbiano i modernisti bergogliani, perché dovevano ascoltarmi, dovevano sentire che io sto avendo una missione. Avevo implorato il cardinale Burke, avevo implorato queste figure di metterci insieme, di fare alleanza, non hanno voluto ascoltarmi per avere le loro sicurezze, per non andare incontro a scomuniche e condanne. Adesso Bergoglio, non ho dubbi, ma tutto questo è sorprendente perché questo arriva mentre Viganò dice che Benedetto XVI è un modernista. E lì, scusate la parola, poi mi perdonerete, è il casino totale. Perché come è possibile che Bergoglio elimini il Summorum Pontifico con cui Benedetto XVI reintroduce la messa tradizionale nella Chiesa, però Benedetto XVI, secondo Viganò, è modernista. Nel frattempo Lamendola dice che sono addirittura massoni, Benedetto e Wojtyła, dovrebbe andarsi a confessare per quel che ha detto, è proprio stato sacrilego. A mio avviso Lamendola è una persona sacrilega, non ho alcun dubbio su quello, ed è gente che non va ascoltata, mi raccomando, state attenti. Bene, miei cari, allora vi aspetto questa sera, oggi primo venerdì di mese. E ci tuffiamo nel Sacro Cuore di Gesù, coltiviamo le devozioni che non a caso vengono condannate, perseguitate. Bergoglio non ha mai mostrato alcuna attenzione, notatelo, al Sacro Cuore di Gesù, mai. Non c'è alcuna attenzione al Sacro Cuore di Gesù. Vi aspetto per la messa, però soprattutto condividete, condividete, condividete. Questa sera il post alle 21:15, c'è cioè il post già, condividetelo alle 21:15, il commento teologico-spirituale di Don Minutella al bellissimo inno scritto da San Tommaso d'Aquino, verosimilmente per la processione del Corpus Domini, Adoro te devote, così faremo una bella meditazione eucaristica che ci aiuta a crescere, soprattutto in questi giorni del mese di giugno. Mese dedicato al Sacro Cuore Gesù. Tra l'altro, e ho concluso, dopo la messa,
dopo la messa oggi faremo oltre che il terzo rosario, terminata il triduo eucaristico, iniziamo per tutto il mese di giugno, faremo la coroncina del Sacro Cuore di Gesù con le litanie al Sacro Cuore di Gesù, pregando oggi soprattutto che è venerdì per la santificazione dei sacerdoti. Miei cari, oggi è venerdì, niente carne a tavola, mi raccomando al pio esercizio della Via Crucis, vi auguro una giornata piena di pace e di gioia. Io, come sapete, il venerdì celebro poi anche di mattina la messa a casa mia, nella mia cappellina, ogni venerdì per le anime del purgatorio. Se volete, potete in segreteria far pervenire nello specifico le intenzioni di messa. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.